Bella ragazzi, ciao a tutti da Nick Raga, bentornati qui su Farming Simulator 25, l'anteprima. Come sempre inizio il gameplay raga, ricordandovi che in descrizione potete trovare un link che vi permette di preordinare questo gioco, questo nuovo farming scontato, e nello stesso sito trovate anche tanti altri giochi scontati. E poi come sempre, se non siete ancora iscritti al mio canale YouTube, io ovviamente vi invito ad iscrivervi, ad abilitare le notifiche e a lasciare magari anche un bel mi piace. Allora dunque ragazzi, oggi vorrei fare una prova. Allora intanto ovviamente c'ho da finire anche qua. Aspetta, no, quello, no. Oggi vorrei fare ragazzi una prova. Oggi vorrei creare una nuova risaia. Oggi ragazzi vorrei creare una nuova risaia per vedere insieme come si fa, anche se l'ho già fatto in live, però magari qualcuno la live se l'è persa e magari vuole vedere come si fanno le risaie. In più stavo un attimo riflettendo che oltre a piazzare e creare nuove risaie, ecco, secondo me sarebbe bello vedere anche come si tolgono le risaie. Metti che uno non la vuole più la risaia per un qualche motivo. Quindi oggi vorrei provare a mettere una risaia e a togliere una risaia. Ovviamente quale risaia tolgo? L'unica, quella che ho appena allagato. Potrei togliere quella. Perché? Perché togliere la risaia? Perché siccome non ho un posto dove mettere un capanno per gli attrezzi, ho pensato che allora ci sta bene un bel capanno lì, perché mi sta sulle balle avere tutto buttato in giro all'acqua. Cioè tutto qua si sta bagnando di acqua, si sta bagnando tutto con la pioggia. Mi piacerebbe quindi avere una cosa un po' più carina, no? Ecco. Allora, per intanto c'ho da finire qua e va bene, ci sta. Ma ci vado a sbattere qua? Sì, ok. Era giusto una prova da fare, mi sa. Però se io mi metto per di qua posso farmi questa parte qua. Vediamo se mi posso fare questa... ma è complicato farmi sta parte qua, cacchio. Sta parte qua è un po' complicata, tanto vale che la faccio così. Ok, mi vado a caricare di... mi vado a caricare di pallettini, va? Anzi, più che altro di piantine mi devo caricare. Diciamo che un pallet ci basta per riempire il macchinario. Perché non si carica di più? No, per un qualche strano motivo non si carica più di tanto. Ma perché si sposta? Cioè, in teoria cosa? Vuole che mi metto qua e non salto un pezzo facendo così? Ma non è strano? Così mi fa saltare un pezzetto. Vabbè, tanto mo ci metto l'operaio, vediamo se ne è capace, va. Ah no, è vero, aspetta. L'assistente lo devo togliere. Boh, salta righe, no, che salta. Non lo so in che modo semina, vorrei capirlo. Boh, ok. Va bene, allora lasciamolo seminare. Dunque, tornando al discorso che vorrei quindi fare questa prova. Ok. Allora, facciamo così, togliamo l'acqua da qua. Io vorrei provare a togliere questa risaia. Questa risaia la vorrei togliere. E così in pratica l'acqua la stiamo togliendo, la stiamo rimuovendo.
Ora, dove potrei creare una nuova risaia? Ne vorrei fare una più grande, vorrei fare una risaia decisamente più grossa. Dove potrei creare una risaia decisamente più grossa? Mi serve ovviamente un terreno dritto, non va bene un terreno tutto storto. Non va bene, perché poi l'acqua come fa a starci? Deve essere un terreno tutto piano. Il problema è, va a trovare un terreno che è bello piano. Il problema quello è. Come faccio a creare una risaia? Potrei creare una mega risaia qui. Quanto mi viene a costare una mega risaia fatta qua però? Che poi mi pare quasi un peccato, perché già c'è qualcosa di seminato qua. Un po' mi dispiace a distruggere quello che già c'è. E poi se vado a fare una mega risaia qua, vabbè, potrei farla, dai. Ma questo quale terreno è? È accanto tipo al mulino per grano. Ma mi sa che mi costa una barca di soldi fare sta cosa. Però viene fuori una risaia forse un po' troppo grossa. Cos'è, il terreno 8? Terreno, no, non è il terreno 8. Ma quale cavolo è il terreno quello che stavo guardando? Boh. E chi so, ricordamo. Ah, posso dire il 41? Mizzica, ma è grosso. 300.000 euro costa. Ma che so scemo. Ah, ok. Allora, vediamo questo. Ma questo è tipo in salita, però... quello davanti al negozio. Forse potrebbe andar bene. Ci potrei provare, però sapete cosa? Però non mi va di rischiare troppo. Facciamo così, impostazioni gioco, non mi salvare la partita. La salvo io perché devo fare una prova. Non mi va di bruciarmi tanti soldi, mi brucio. Quindi prendo un prestito. Direi un bel prestito. Ovviamente però sappiamo che con la risaia non è che per forza devo fare riso. Posso anche fare altro, l'abbiamo visto. Quindi è comunque un terreno in più che ci posso fare quello che voglio. Quindi è il terreno 39, lo compro. Terreno 39 adesso è mio. Ah, c'è già la barbabietola in fase di crescita, ma non me ne frega niente. Allora, voglio metterci la risaia. Ok, ho selezionato la risaia. Quindi diciamo che io voglio creare una mega risaia. Non so se sta funzionando, ma... ovviamente il gioco me l'ha detto, c'è una certa differenza in altezza. E c'è come una differenza in altezza. Ovviamente non viene una risaia, perché il terreno deve essere dritto. Questo è il mio problemone. Cosa succede se io adesso provo a creare una risaia qua? Succede che praticamente da questa parte il terreno si alza e da questa parte il terreno si abbassa. Quindi in pratica sicuro il terreno me lo mangio. Sicuro non viene bella bella, però è chiaro che la risaia vuole un terreno dritto, quindi cambia altezza di posizionamento. Diciamo che così è il minimo. Sicuro faccio una fossa mostruosa. Facciamo un po' così. Allora, sicuro faccio da... sicuro faccio tipo una... intanto non so quanto mi costa. Dice 1.500, boh. No, ho pagato più di 1.500. Allora, me l'ha creata, me l'ha creata. La risaia me l'ha creata, però mi ha lasciato tipo sto pezzo qua. Purtroppo indietro non si può tornare. L'ho fatto io così sbagliato o... tanto ormai indietro non si torna. Quindi, vabbè, mi avanza sto pezzo di terra. Ci potrei anche mettere degli animali lì, eh. Ci potrei anche mettere degli animali. Allora, la risaia però me l'ha creata. Me l'ha creata. Questa è la risaia. Non è bella bella, però basta un po' decorare e tutto a posto, eh. Cioè, poteva venire peggio, devo dire. Poteva venire peggio, ma non è male.
Allora, io, difatti qui è rimasto barbabietole. Va bene, non è un problema. Qui ci faccio qualcos'altro. Qui magari ci posso mettere pure. Ci potrei anche mettere la fabbrica proprio quella che trasforma il riso in qualcos'altro, insomma, no? Quindi va benissimo, va bene. Poteva venire peggio, poteva venire molto peggio. Anzi, è venuta. È normale che c'è il bordino è normalissimo. Allora, direi che la prova migliore è quella di allagare. Proviamo ad allagarla, vediamo come viene. Perché bisogna vedere se effettivamente sta funzionando, ma penso di sì. Qui in teoria c'era la strada, c'era. Ovviamente, purtroppo l'ho rovinata. Fa niente, non mi importa. Tanto comunque, voglio dire, è una cosa che capita pure a voi, arrivato a un certo punto, perché è giusto che dite, caspita, voglio fare una mega risaia, dove la faccio? Devi cercare un terreno abbastanza dritto, non è facile. Quindi va bene, potevo crearla un po' più piccola e non distruggevo la strada. O se no facciamo così, proviamo a ricrearla. Oh, tanto facciamo così, esco dalla partita e rientro e proviamo a farla meglio. Proviamo, tanto che me costa. Non mi costa niente a fare una prova, a provare a farla un po' meglio. Ho fatto apposta alla fine a non salvare la partita, perché quando si fanno queste cose è bene mettere un attimo il gioco senza salvataggio automatico, perché se sbagli ricarichi e ci riprovi, no? E alla fine posso provare a non distruggere la strada, magari la lascio intera. E in più provo anche a recuperare quel pezzo di terra che non mi ha preso, non so per quale motivo, ma devo capire il perché. Fatto ciò, magari posso fare un po' meglio, no? Comunque è una prova che va fatta. Siamo qui apposta per provare il gioco, ovviamente. Volete sicuramente vedere anche questa cosa, che è una novità. Quindi torniamo nel terreno. Dove sta il negozio? Mo' aspetta. Ok, il terreno è mio. Ah, c'è di nuovo compra. Ah, vabbè, mo' lo ricompro, non è un problema. Ok, riprende il... beh, tanto il salvataggio automatico in teoria è disattivato ancora, no? Spero che il salvataggio automatico è rimasto... Ok. Ok, riprendiamo il debito. Avevo già 140.000 euro di debito, raga. Non me lo sto ricordando più, Avevo già tutto questo debito? Non mi sto ricordando. Cioè, è come se mi sta venendo la paura che mi ha tolto i soldi, però il debito ce l'ho che non ce l'avevo. Non sto bene a... non lo so, forse mi sa che poi mi vado a rivedere il video, perché sono un po' confuso. Non ricordavo di avere già più di 100.000 euro di debito. Boh, forse ricordo male. Boh, vabbè, non lo so. Comunque, non mi sto ricordando. Un po' di confusione. Allora, riproviamoci. Stavolta parto da qua. Differenza di altezza troppo grande. Ma che è un problema per te? Perché effettivamente non sto riuscendo a capire se me l'ha preso e non me l'ha preso, come... No, vedi? Non me l'ha tagliato. Termina assolutamente no. Come si annulla? E quello è il problema. No, ma così distruggo la strada poi. Arriviamo fino a qua. E
Così in teoria la strada stavolta non la distruggo, eh. Però ovviamente non posso creare così in alto. Però c'è un problema, che più in basso di così non va. Quindi praticamente mi ha sollevato il terreno. Però vabbè, basta che non ho rovinato la strada e non l'ho fatto. Ok, mi sono lasciato una striscia qua. Questa striscia ci potrei mettere qualcosa, eh? Ok, la risaia comunque l'abbiamo fatta. C'è. La risaia ce l'abbiamo. Allora, facciamo così. Mettiamo vernice di terra qua, ovviamente, dove mi sono praticamente... Come si fa a mettere l'altro coso? Dipingi, cambia forma. Ok. Ovviamente qua voglio erba. Pare brutto se no vedere questo. Quindi insomma, raga, la risaia, eccola qua, faccio pure la rima. Insomma, bisogna fare molti tentativi fino a quando non viene più o meno come uno vuole. Per ora magari ci ricresceva l'erba, ma ne dubito, ma le piante finalmente hanno abbassato un po' il prezzo. Che di solito costa una cifra. Finalmente hanno messo l'erba più economica. Che su Farming 22 a mettere l'erba ci volevano un botto di soldi. L'erba su Farming 22 costava un cifrone. Finalmente, devo dire. Almeno un pochettino, così è più carino. Vabbè, anche qua. No, qua ci devo mettere pure la vernice. Perché sennò va a finire che mi cresce un po' la pianta. Però non è facile. Vabbè, bisogna un po' accontentarsi che qua siamo al bordo strada, non me la fa piazzare. Allora, va bene. Diciamo pure che ci siamo alla fine riusciti. Siamo alla fine comunque, qua non me lo fa fa. Siamo riusciti alla fine a creare la risaia. Ok, ma va bene, non ho fatto danni. E ho fatto una bella risaia. Adesso direi che va benissimo. E poi appunto, se voglio, posso sempre... Cioè, non è che ci devo mettere per forza il riso qui sopra, eh. Ci posso mettere quello che cavolo mi pare e piace. Allora, direi che torniamo a mettere i salvataggi automatici. E andiamo ovviamente a salvare la partita perché mi va bene. Ok, la risaia mi piace. Devo adesso capire come si cancella quell'altra, però. Perfetto, allaghiamo la risaia nuova. Aratura richiesta pure. Accidenti. L'aratura è una bella scocciatura, ti dirò. Allora, questo in un certo senso mi ha seminato qua il riso lungo. Mo' quello vuole l'aratura. E che ci vuole... Vabbè, ma... Vabbè, ce l'ho, posso farlo. C'ho il cacoso là, come si chiama? Non mi sta venendo il nome. L'arieggiatore c'ho. Posso usare tecnicamente anche due neo di arieggiatori, però non so come mettere due operai visto che fanno questi lavori particolari ora. Dovrei togliere l'allagamento. Vabbè, ma ci vuole tempo prima che si allaga, ci vuole tempo, quindi penso di avere tutto il tempo che voglio per arieggiare. Comunque è stupendo, mi piace adesso con la pioggia finalmente è più fico. Adesso con la pioggia è più bello, però non è che si scivola, eh. Vabbè, ovviamente il trattore di stabilità ne deve avere per forza.
comunque non mi ricordo riguardo al debito, ma vuol dire che avevo già 100.000 euro di debito, però non mi ricordo come li ho fatti sti debiti. Alla fine prendo sempre tutto a noleggio. Vabbè, è vero che ho comprato il same, questo è vero, ho comprato il same, però boh, lo sono comprato poi. Che i soldi se ne sono andati. Vabbè, ho comprato effettivamente un po' di balle di fieno, ho comprato... ho messo le pecore, ho messo le capre, il recinto. Quindi è pur vero che un po' di cose le ho fatte. Comunque vabbè dai, e quello è il problema della risaia. Beh, potevo farla qui, che forse il terreno è ancora più dritto. Ma va bene dai, fa uguale. Comunque almeno abbiamo fatto una prova in un terreno un po' più complicato. Però come avete visto, se un terreno è troppo a dislivello, la risaia è meglio non farla. Un terreno deve essere tipo questo, quanto più dritto possibile. Solo che questo terreno mi costava una barca di soldi. Non mi va di spendere 300.000 euro in un terreno. Di sicuro lì faremo un botto di riso, però. Quello è sicuro. Che poi appunto non è che ci devo mettere per forza il riso. Posso anche farci un'altra cosa, eh. È giusto comunque. Beh, dato che so pieno di piantine, che però di verità non so se mi bastano, però eventualmente le posso sempre comprare se non mi bastano. Allora, in pratica mi avanza anche questo pezzetto di terra. Ci potrei mettere qualcosa qui, qualche, non lo so, una serra, una fesseria. Vabbè, per ora va bene così. Oh, ma che figo però, raga. In pratica si vede che il terreno è bagnato. Ma che roba. Beh, è tutta un'altra storia. È tutta un'altra storia. Ma guarda, guarda l'acqua come si muove. Allora, andrà benissimo. Terra di mezza su e facciamo terra di mezzo, vediamo. In pratica così parte dall'interno e va verso, cioè parte dall'esterno e va verso l'interno. È uguale, tanto basta che me lo fa. Allora, facendo così, ovviamente, vabbè, vediamo. Oppure è meglio partire dall'interno e andare verso l'esterno. Forse è meglio dall'interno verso l'esterno, sennò mi fa tutte queste scavate. Facciamo al contrario, sennò mi fa tutte queste scavate. Se no mi ritrovo tutto il treno fatto di gomme, delle gomme, no? Ovviamente tira fuori ovviamente le pietre, purtroppo. Ok, aratura non me la segna più. Non mi segna più l'aratura, quindi mi sta facendo l'aratura, però mi tira fuori anche le pietre. Vabbè, pazienza per stavolta. Vediamo se posso fermare l'allagamento, però, perché non vorrei che poi ho problemi a finire il lavoro in questo terreno con l'allagamento. Magari posso finirlo, toglierlo, vuoto. Ok, va, lascia perdere, va. Ok, che già piova a dirotto. Allora tu qui mi sa che mi hai saltato un pezzetto e c'era pure ancora l'operaio. Non lo so se ci bastano queste piantine, eh?
non si carica al massimo, eh. Allora, voglio provare adesso, salvando la partita, anche se poi c'è il salvataggio automatico, voglio provare a cancellare la risaia. L'abbiamo costruita, vorrei capire se posso toglierla, tipo questa. Modalità demolizione. Sì, a quanto pare si può togliere. Ecco. Così come si crea, è molto semplice pure toglierla. Quindi sto pensando che qui poi ci facciamo qualcosa, raga. Cioè, alla fine abbiamo una mega risaia adesso. Anzi, abbiamo due risaie piccole e una grande. E, vabbè, potevo anche tenerla, ok? Però non mi interessa come terreno coltivabile. Ci vorrei mettere qui altro. Ci vorrei mettere soprattutto un garage. Ci voglio fare un parcheggio, perché mi sta sulle scatole vedere che ho tanta roba buttata in giro, mi dà fastidio. Quindi vorrei tanto, poi magari appena ci abbiamo un attimo due soldi da investire, perché qua è tutto così caro. Vabbè, no, in realtà ci stanno anche cose un po' più economiche. O ci mettiamo un qualcosa di simile, però devo decidere un po' come gestirmela qua. Però di sicuro ci voglio fare, ci voglio mettere un parcheggio, qualcosa. Va bene. Allora, vediamo un po' gli animali come stanno. Ah, che c'ho da raccogliere le dannate ballette, è vero. Le cavolo di ballette, dove me le carico per spostarle? Me le metto qua sopra? E abbiamo comprato il pick up qua. Ma la balla per caso gocciola? Pare di no. Comunque non so che faccio ancora con queste ballette. Però a quanto pare adesso le ballette le hanno fatte diventare che trapassano. Cioè adesso le ballette trapassano le altre ballette. Difatti non posso neanche più spostare la legna usando un altro pezzo di legna. Adesso anche la legna trapassa la legna. Bel problema. Ma se non ricordo male c'era un caricaballette, no? Da comprare. Mi pare. Mi pare di sì. Ok, beh, almeno le tolgo da qui che è brutto vederle. Ma io come so? Ma io sono vestito leggero con sta pioggia, mannaggia. Guarda roba, sono vestito leggero con una pioggia simile. Mi serve qualcosa un po' più. Non mi devo bagnare. Io mi metto. Forse questo. Ma pare brutto che mi stavo bagnando tutto a maniche corte. E quindi diciamo le ballette le potrei andare a mettere qua dentro per conservarle. L'unico vero problema è che non riesco a darle agli animali. Comunque adesso trapassano gli edifici, quindi no, non devo avere paura che va a sbattere la balletta. Ormai trapassa, trapassa.
Ok. Tanto vabbè, di distruggersi non si stavano a distruggere, però è brutto vederle sempre lì. Vabbè, lasciamola lì. Sta bene, vediamo a che punto è quell'operaio, ma secondo me ancora ce ne vuole. Beh, però dai, oh. Beh, zitto zitto, questo comunque si è fatto mezzo campo quasi, non me posso mica lamentare. Sta bene. Quindi mi sa che qua ci metto il riso a questo punto, ci vorrà un po' di tempo. Però almeno, beh, abbiamo provato a vedere come si mettono le risaie e come si tolgono. Ragazzi, io vado a concludere il gameplay, che purtroppo il tempo sapete che vola. Spero tanto che vi sia piaciuto. Mi raccomando, commentate, scrivetevi, lasciate un bel pollicione in su. Ancora una volta vi ricordo che in descrizione trovate un link che vi permette di comprare questi e tanti altri giochi scontati. Ciao, alla prossima, ragazzi.